Io credo che il metodo giusto è quello che si stia seguendo, nessuna imposizione di modelli calati dall'alto, che sarebbe un errore gravissimo, territorio per territorio, un confronto su ciò che è meglio per garantire ai territori il buon governo. Siamo proprio in assi di partenza e bisogna rispettare assolutamente i territori. In Umbria, con le elezioni alle porte, si è aperto un processo che io credo positivo di avvicinamento delle posizioni e ovviamente va incoraggiato. Noi lo abbiamo detto subito, le parole oggi dette da Di Maio sono state un segnale importante. Se governeremo bene, se il governo da governo contro diventerà governo per, allora potremo ragionare di farlo diventare, in tempi non troppo lunghi, un'alleanza elettorale. Noi vogliamo lavorare per questo, perché contro una destra così pericolosa e numericamente così forte, bisogna che le forze democratiche capiscano se hanno la possibilità di costruire qualche cosa che non sia un'emergenza o per un'urgenza, ma un percorso politico, al di là della legge elettorale. Un'alleanza che sia in grado di battere la destra nei comuni, nelle regioni. Oggi Luigi Di Maio questa mattina in un'intervista ha detto delle cose importanti sulla possibilità di cercare un'intesa in Umbria, poi si voterà in Emilia, poi si voterà in Calabria, poi ancora in Liguria, in Toscana. Vedremo, un passo alla volta, non c'è bisogno di correre, ma l'Umbria è molto vicina. E io interpreto le parole di Di Maio oggi come un percorso che possiamo provare a intraprendere correndo e anche in questo caso evitando la vittoria della destra in una regione importante come l'Umbria. E quindi la prospettiva di un'alleanza non è i 5 Stelle nel centro-sinistra, è un'alleanza tra centro-sinistra, cioè il nostro campo riorganizzato attorno al Partito Democratico, e i 5 Stelle. E vediamo se questo percorso è percorribile. Solo il lavoro comune dirà se è possibile. Allora la voglio dire a Renzi, non farlo. Il PD è la casa di tutti, il PD è casa tua e casa nostra. Il popolo della Leopolda non è un'altra cosa, il popolo della Leopolda è una parte del grande popolo del Partito Democratico. Non separiamo questi popoli, non indeboliamoci spaccando il partito di fronte a questa destra pericolosa.